Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 13 febbraio 1919. Continuando il mio solito stato, cercavo e con ansia il mio sempre amabile Gesù e lui, tutto bontà, è venuto e mi ha detto: Figlia diletta del mio volere, vuoi venire nella mia volontà a sostituire in modo divino a tanti atti non fatti dagli altri nostri fratelli, a tanti altri fatti umanamente e ad altri atti santi sì, ma umani e non in ordine divino? Io tutto ho fatto nell'ordine divino, ma non sono contento ancora. Voglio che la creatura entri nella mia volontà ed in modo divino venga a baciare i miei atti sostituendosi a tutto come feci io. Perciò vieni, lo sospiro, lo desidero tanto, che mi metto come in festa quando vedo che la creatura entra in questo ambiente divino e moltiplicandosi insieme con me, si moltiplica in tutti ed ama, ripara, sostituisce a tutti e per ciascuno in modo divino. Le cose umane non le riconosco più in lei, ma tutte cose mie. Il mio amore sorge e si moltiplica, le riparazioni si moltiplicano all'infinito, le sostituzioni sono divine. Che gioia, che festa! Gli stessi
santi si uniscono con me, fanno festa e aspettano con ardore che una loro sorella sostituisca gli stessi atti loro, santi nell'ordine umano ma non nell'ordine divino. Mi pregano che subito faccia entrare in questo ambiente divino la creatura e che tutti i loro atti siano sostituiti solo col volere divino e con l'impronta dell'Eterno. L'ho fatto io per tutti, ora voglio che lo faccia tu per tutti. Ed io, mio Gesù, il tuo parlare mi confonde, so che tu solo basti per tutto, e poi tutto è roba tua. E Gesù, certo che io basto per tutti, che io solo basto per tutti. E non sono io il padrone di eleggere una creatura ed insieme con me darle l'ufficio e farla bastare per tutti. E poi che importa a te che sia roba mia? Forse ciò che è mio non posso darlo a te? Questo è tutto il mio contento, darti tutto. E se tu non mi corrispondi e non lo accetti, mi rendi scontento e tutta quella catena di grazie che ti ho fatto per farti giungere a questo punto di chiamarti a questo ufficio, me la rendi defraudata. Io sono entrato in Gesù e facevo ciò che faceva Gesù, o come vedevo con chiarezza ciò che Gesù mi aveva detto. Con lui restavo moltiplicato in tutti, anche nei santi. Ma ritornando in me stessa, qualche dubbio si suscitava in me. Gesù ha soggiunto: un atto solo di mia volontà ed anche un istante è pieno di vita creatrice. Chi questa vita contiene, in quell'istante può dar vita a tutto, conservare tutto. Sicché da questo solo atto della mia volontà il sole riceve la vita della luce, la terra la conservazione, le creature la vita. Perché dubiti tu dunque? E poi ho la mia corte in cielo e ne voglio un'altra corte sulla terra. Indovini tu chi formerà questa corte? Ed io, le anime che vivranno nel tuo volere. E lui, brava, sono proprio loro che senza l'ombra dell'interesse e della santità personale ma tutta divina vivranno a bene dei loro fratelli e faranno un solo eco col cielo. 20 febbraio 1919. Continuando il mio solito stato, me l'ho passato insieme col mio dolce Gesù e ora si faceva vedere bambino, ora crocifisso e trasformandomi in lui mi ha detto: figlia mia, entra in me nella mia divinità e corri nell'eterna mia volontà e vi troverai la potenza creatrice come in atto di mettere fuori la macchina di tutto l'universo. In ogni cosa che creavo mettevo una relazione, un canale di grazie, un amore speciale tra la maestà suprema e la creatura. Ma la creatura non doveva far conto di queste relazioni, di queste grazie e di questo amore, sicché avrebbe sospeso la creazione non riconosciuta ed apprezzata. Ma la Maestà Suprema, nel vedere la mia umanità che tanto bene doveva apprezzare e che per ogni cosa creata doveva aver avuto le sue relazioni con l'Eterno, riconoscerlo, amarlo non solo per sé, ma per tutta l'umana famiglia, non guardò al torto degli altri figli e con sommo contento distese il cielo tappezzandolo di stelle, sapendo che quelle stelle dovevano essere tante e svariate relazioni, grazie senza numero, fiumi d'amore che dovevano correre tra la mia umanità e l'Ente Supremo. L'Eterno mirò il cielo e ne restò contento nel vedere le immense armonie, le comunicazioni d'amore che aprì tra il cielo e la terra. Perciò passò più oltre e con una sola parola creatrice vi creò il sole, come relatore continuo del suo essere supremo, dotandolo di luce, di calore, mettendolo sospeso fra il cielo e la terra, in atto di reggere tutto, di fecondare, riscaldare, illuminare tutto. Col suo occhio di luce indagatore, il sole pare che dica a tutti: io sono il più perfetto predicatore dell'essere divino, specchiatevi in me e lo riconoscerete. È luce immensa, è amore interminabile, dà vita a tutto, non ha bisogno di nulla, nessuno lo può toccare. Guardatemi bene e lo riconoscerete. Io sono la sua ombra, il riverbero della sua maestà, il relatore continuo. Oh, quali oceani di amore, di relazioni si aprirono tra la mia umanità e la maestà suprema. Sicché ogni cosa che tu vedi, fino al più piccolo fiorellino del campo, era una relazione di più fra il creatore e la creatura. Perciò era giusto che ne volevo una riconoscenza, un amore di più da parte delle creature. Io sottentrai a tutto, lo riconobbi e adorai per tutti la potenza creatrice. Ma il mio amore verso tanta bontà non è contento, vorrei che altre creature riconoscessero, amassero e adorassero questa potenza creatrice e per quanto a creatura è possibile prendessero parte a queste relazioni che l'Eterno ha sparso in tutto il mondo a nome di tutti
e a nome di essi rendessero omaggio a quest'atto di creazione dell'Eterno. Ma sai tu chi può rendere questo omaggio? Le anime che vivono nel mio volere, perché come entrano in esso, trovano come in atto tutti gli atti della Maestà Suprema, e trovandosi questa volontà in tutto e in tutti, restano moltiplicate in tutto e possono rendere onore, gloria, adorazione e amore per tutti. Perciò viene nel mio volere, viene insieme con me innanzi all'altezza divina, a rendere per prima gli omaggi come a creatore di tutto. Io non so come dire, sono entrata in questo divin volere, ma sempre insieme col mio dolce Gesù, e vedevo questa suprema maestà in atto di mettere fuori tutto il creato. Oh Dio, che amore! Ogni cosa creata riceveva l'impronta dell'amore, la chiave di comunicazione, il muto linguaggio di parlare eloquentemente di Dio. Ma a chi? Alla creatura ingrata. Ma io non so andare avanti nel dire. La mia piccola intelligenza si perdeva nel vedere le tante aperture di comunicazione, l'amore immenso che usciva da esse, la creatura che rendeva come estranei tutti questi beni. Onde insieme con Gesù, moltiplicandoci in tutto, abbiamo adorato, ringraziato e riconosciuto a nome di tutti la potenza creatrice. E l'Eterno riceveva la gloria della creazione. Gesù è scomparso ed io sono ritornata in me stessa. Ecco, anche oggi Gesù ci dà delle bellissime luci per comprendere meglio, come diciamo al termine della orazione introduttiva della meditazione, che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Che cosa significa volontà di Dio? Questo si vede benissimo nel secondo dei paragrafi che abbiamo letto, in quello del 20 febbraio. E come vivere in essa? È dove si che si vede abbastanza bene nel primo dei due. Allora, vivere nella divina volontà significa, oltre a tante altre cose, oltre a tante altre cose, sostituire con atti divini tre categorie di atti fatti dagli uomini presenti, passati e futuri, compresi i santi, che vedremo in che senso e perché. Che tipi di atti vanno sostituiti? Uno, Gesù le dice, li numero tutti e te, gli atti fatti umanamente. Secondo, gli atti non fatti dai fratelli, dai nostri fratelli, le omissioni. Quelli fatti umanamente e anche gli atti santi, ma umani e non in ordine divino. Qui c'è sempre da tenere presente, l'abbiamo già visto in tante meditazioni, non so se è il caso fare una ripetizione, anche in considerazione di chi magari ascoltasse questa meditazione come prima cosa che sente della divina volontà, no? Gli atti santi umani sono quelli che noi facciamo, mossi dalla nostra buona volontà, sostenuta, preceduta, accompagnata dalla grazia di Dio. Sono atti graditi al Signore, sono atti che meritano una ricompensa in questo o nell'altro mondo, ma sono atti appunto umani, cioè atti finiti, la cui portata, quindi il cui valore è limitato, e tra l'altro sono atti ordinariamente imperfetti, perché segnati dalla nostra strutturale imperfezione, conseguenza del peccato originale. Quindi sono limitati e imperfetti. Se un atto si compie nella divina volontà, quell'atto diventa perfettissimo, evidentemente, e partecipa degli attributi divini di eternità, immensità e infinitezza. Abbiamo già visto, anche specialmente nelle meditazioni dei giorni scorsi, che questi atti sono gli unici che possono dare a Dio la gloria
e l'amore e l'adorazione e le benedizioni che gli sono dovuti, d'accordo, non è un favore che noi gli facciamo, gli sono strettamente dovuti per rigorosissima giustizia, perché anche se noi oggi non ce ne rendiamo conto, e qui interviene tutta la magnifica descrizione che Gesù ha fatto nel secondo brano, no? Cioè, il fatto che noi non siamo capaci di riconoscere le molteplici relazioni di amore, cioè tutto quello che Dio ha creato nell'universo è un distinto e differenziato "ti amo" fatto a me. E chi ha seguito il ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà sa che una delle cose che Adamo aveva e che noi dobbiamo piano piano recuperare è di riconoscerlo. Cioè, Adamo lo sentiva il "ti amo" di Dio, non lo so, diverso tra un ciclamino e una rosa, perché così è. Perché un ciclamino e una rosa, nella loro bellezza, in un ciclamino e una rosa c'è la divina volontà, perché sono un atto della divina volontà. È un tipo di fiore del tutto particolare che l'ha fatto nostro Signore, e ad uno gli ha dato una certa forma, gli ha dato certi colori, gli ha dato certi odori. Cioè, Gesù proprio cita, no, il piccolo fiorellino, dice, ecco, anche lì ogni cosa che tu vedi fino al più piccolo fiorellino era una relazione di più fra la creatura e il creatore. Cioè, la divina volontà ci fa entrare nel campo, come dire, infinito del fiat creante, campo infinito del fiat creante, e ci fa entrare, come dire, dentro un oceano infinito di amore da cui siamo letteralmente sommersi e annegati, perché tutto quello che c'è intorno a noi, eccettuate purtroppo le creature umane e alcune creature angeliche stupide che si sono ribellate a Dio, ma comunque perché le creature umane? Perché le creature umane campano di umana volontà, sono cattive e quindi non diventano più veicoli di amore, ma diventano sentine di vizi, veicoli di odio, di cose brutte, di tutto quello che noi vediamo. Ma tutto il resto, cioè quello in cui non c'era, ecco, la possibilità di un esercizio indebito della libertà, era e continua ad essere una dichiarazione di amore dell'Altissimo, che dobbiamo riconoscere, e non soltanto per noi ma per tutti, perché il problema è che adesso l'essere umano si trova in una condizione di debito. Allora Gesù spiega nel secondo capitolo, adesso andiamo un pochettino, passiamo dall'uno all'altro perché sono abbastanza interconnessi, no? Che quando il Fiat Supremo in un atto solo ha messo fuori tutta la macchina dell'universo, come la chiama Gesù, dall'immensamente grande all'immensamente piccolo, noi conosciamo l'atomo come immensamente piccolo, ma anche su questo la nostra conoscenza del creato è molto limitata rispetto a ciò che l'universo è, comunque è molto vasta, specialmente nei nostri tempi. Allora Gesù sta facendo questo discorso, dice, la creatura non doveva far conto di queste relazioni, di queste grazie, di questo amore, dice, ma che ce la mette a fare? E perché l'ha fatta lo stesso? In vista dell'incarnazione del Verbo, perché l'umanità del Verbo di Dio avrebbe riconosciuto, apprezzato, avrebbe avuto con ciascuna di queste cose relazioni con l'Eterno, lo avrebbe riconosciuto e lo avrebbe amato, e avrebbe fatto questo non solo per sé, ma per tutta l'umana famiglia. E quindi non guardò, spiega Gesù, al torto di tutti gli altri figli, e quindi con sommo contento dice, facciamolo lo stesso il cielo, facciamo le stelle, facciamo il sole, tanto il Verbo incarnato mi renderà adorazione, amore, gloria, ringraziamento per tutto quello che ho fatto, e lo farà non solo per me ma anche per tutti gli uomini ingrati. Ora, come Gesù aveva già spiegato nel primo capitolo di oggi, la vita nella divina volontà consiste nel sostituirsi, non è un fatto solo personale, perché quando si entra nella divina volontà, ovviamente mettendoci
anche questa intenzione, ci si moltiplica negli atti di tutti. Il mio amore sorge e si moltiplica, le riparazioni si moltiplicano all'infinito, le sostituzioni sono divine. Che gioia che feste, gli stessi santi si uniscono a me, fanno festa e aspettano con ardore che qualcuno sostituisca gli stessi atti loro. Santi nell'ordine umano, ma non nell'ordine divino. E più questo viene fatto, è tanta maggiore la gloria di Dio, è tanto maggiore il bene che arriva nell'umanità, presente, passata, futura, tanto maggiormente si concorre alla salvezza e al bene di tutti. Questo dobbiamo tenerlo presente. Gesù dice, questi che vivono nel divino volere, riprende una frase già utilizzata nelle meditazioni dei giorni precedenti, è gente che senza l'ombra dell'interesse e della santità personale vivranno a bene dei loro fratelli. Cioè quello che Gesù dice, abbiamo detto tante volte, meditato tante volte qui, è che nella misura in cui noi impariamo a fare questi atti divini, facciamo il massimo bene possibile che si possa fare in giro. Certo, se poi questi atti divini sono anche atti oggettivamente grandi, faccio sempre l'esempio, uno fa un rosario nella divina volontà, fa un digiuno nella divina volontà, fa una mortificazione anche impegnativa nella divina volontà, che valore ci avrà quel rosario, quel digiuno, quella mortificazione fatta nella divina volontà, quindi moltiplicata in questa maniera infinita, che va a toccare e raggiunge i cuori di tutti, quindi faccio un rosario nella divina volontà e di fatto questo significa che è come se tutti gli uomini quel rosario l'avessero fatto, cioè io lo faccio non soltanto in me, ma lo faccio in tutti loro, e questo si può fare appunto per la potenza divina che contiene la divina volontà, che ipso facto istantaneamente può bilocare, dice Gesù, e moltiplicare all'infinito un atto che noi facciamo, non soltanto in ordine al suo valore intrinseco, ma anche alla portata, estensiva, spaziale, universale, non so come esprimermi. Ecco. Credo che dietro questo ci sia il principio dell'incarnazione, cioè il fatto che l'umanità di Cristo ha già fatto tutto questo, per capire anche da un punto di vista teologico, e quindi il suo essere il sostituto vicario dell'umanità intera, e dall'altra canto però noi siamo il suo corpo, il suo membra, dice Gesù, dice San Paolo nelle sue lettere, e quindi noi possiamo operare in lui e fare le cose che lui ha fatto, come dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni, chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi perché io vado al Padre. Quindi non dobbiamo stupirci per questo. E non dobbiamo dire, me l'hai già fatto tu, Signore, che lo faccia fare pure io, come diceva Luisa. Dice, alt, alt, alt. Io certamente basto solo io per tutti, ma voglio che quello che ho fatto io lo facciano anche altri. In me, con me, come me, e nella divina volontà come me. Per avere questa ulteriore moltiplicazione indefinita, indeterminata e potenzialmente infinita. E se tu non mi corrispondi, questo lo dice a Luisa, ma lo dice anche a qualunque anima che desideri vivere nella divina volontà e non lo accetti, mi rendi scontento, e quella catena di grazie che ti ho fatto per farti giungere a questo punto me la renderai defraudata. E pensiamo anche a quante grazie in meno, come dire, concorreremo a causare sia per noi che per il mondo. Sono tante. Ora, considerando poi il secondo, un'espressione memorabile di Gesù, un atto solo di mia volontà ed anche un istante piena di vita creatrice, e chi questa vita contiene in quell'istante può dar vita a tutto, conservare tutto. Noi sappiamo, tanto per ricordarlo, che due atti tipici della divina volontà sono appunto la creazione e la conservazione delle cose nell'essere, sono due proprietà rigorosamente divine, ok?
Solo Dio crea dal nulla e solo Dio può conservare un ente creato nell'essere. Abbiamo visto tante volte, se Dio in questo momento non mi stesse conservando nell'essere, anche se io non me ne accorgo, perché la conservazione nell'essere è come, per farci capire, il battito cardiaco, ecco, per quanto riguarda il piano dell'essere, il piano ontologico. Nessuno di noi pensa che il cuore batte e quindi è vivo, ma se il cuore cessa di battere moriamo, tutto qua. Ecco, ma è una cosa che va da sé, che va da sola, che si svolge in uno stato della più assoluta incoscienza. Cioè, gli uomini primitivi, mica lo so se sapevano che erano vivi perché il cuore batteva, e nemmeno so se mettendosi la mano sul petto, sentendo fare boom boom, sapevano che c'era il cuore come ha fatto il cuore, sicuramente non lo sapevano come lo sappiamo oggi. Quindi non sapere una cosa non significa che la cosa non saputa cessi di fare tutto quanto il bene che fa, capito? Cioè, il fatto che io non sia consapevole che Dio mi stia adesso mantenendo nell'essere non significa che non lo stia facendo, così come il primitivo, il fatto che non sia consapevole che il cuore è il centro di vita dell'essere umano e che attraverso il suo battito ci mantiene in vita, non faceva cessare questa verità, perché anche il primitivo era vivo a causa del battito del suo cuore, d'accordo? E quindi, muovendosi e agendo nella divina volontà, si partecipano di queste proprietà, la famosa virtù generativa che contengono gli atti nella divina volontà, no? È tanta roba, quindi, cioè, se uno ci pensa un attimo, davvero gli vengono un pochino le vertigini e le voragini. Certo che, anche come sempre, qui siamo liberi, evidentemente, perché nessuno può essere forzato di crederci o di non crederci. Ecco, per quanto riguarda il secondo capitolo, un'ultima considerazione, poi abbiamo terminato. Noi dobbiamo assolutamente fare il possibile per riprendere a riconoscere i ti amo di Dio nella creazione. Gesù dice: vorrei che altre creature riconoscessero, amassero ed adorassero questa potenza creatrice e, per quanto è a creatura possibile, prendessero parte a queste relazioni che l'Eterno ha sparso in tutto il mondo, per quanto a creatura è possibile. E questa è una cosa che possono fare, spiega Gesù, le anime che vivono nella divina volontà. È un esercizio, chiaramente, da principio, no? È richiesto uno spirito attento, sappiamo che l'attenzione è richiesta per vivere nella divina volontà, contemplativo, che poi piano piano nel corso del tempo diventa, come dire, abbastanza ordinario, abbastanza spontaneo, abbastanza, non vorrei dire automatico, insomma, che automatico è un termine brutto, insomma, no? Però, ecco, quindi diventa un'operazione quasi istantanea, che io guardo una cosa, fisso un attimo una cosa, immediatamente vado con la mente al creatore e vedendo la bellezza di quella piccolissima cosa creata, fosse anche uno stelo d'erba, e faccio un atto interiore di ringraziamento, di gratitudine, e fondendomi con la divina volontà, sono operazioni molto molto più che istantanee queste qui. Ipso facto io vado ad estendere questo gesto a tutti e dappertutto. Quindi anche per chi ha trascorso tutta la vita terrena senza mai dire un grazie a Dio, perché ha visto uno stelo di erba e perché in quello stelo di erba c'è un atto della divina volontà e c'è un atto di amore, una relazione di amore unica con l'uomo. Vedete come non ci abbiamo tanto tempo da perdere, cioè quando si vive in questo mondo, pensiamo a quanto tempo gli esseri umani perdono in cose inutili, no? E qui dobbiamo andare a fare il pieno di amore, quindi riempirci del mutuo linguaggio che parla eloquentemente di Dio e farlo nostro, ecco, perché cioè, tutti quanti noi desideriamo essere amati, ma l'amore di Dio non è una chimera, una favola, e non risplende solo, anche se certamente quello è un luogo massimo di splendore, nella, per esempio nella passione di Gesù e nella sua morte, ma ne siamo circondati.
che sono delle cose più belle, che danno proprio tantissima serenità, tantissima gioia quando si comincia a vivere nel divino volere. Noi siamo circondati da questo. E quindi immaginiamo, no, anche la visione della vita, la visione delle cose, quella grandissima, ecco, serenità di fondo, quasi imperturbabilità, no? Ecco, che non significa che uno diventa un essere amorfo, insomma, o glaciale, ma c'è proprio questo riposo, ecco. Io riposo tra le braccia di colui che è solo amore ed è poi onnipotente, d'accordo? Quindi è Dio, d'accordo? E quindi sa come guidarmi, sa come custodirmi, sa come portare avanti le cose, no? Quindi anche quando tante situazioni diventano sgradevoli, fastidiose, brutte, tentazioni, prove, sofferenze, tribolazioni, tutto è soggetto alla divina onnipotenza e tutto concorre, si vede quanto è vero quello che scrive San Paolo, al bene di coloro che amano Dio, cioè di coloro che sanno accogliere e riconoscere il suo amore e lo sanno nella divina volontà ricambiare per sé e per tutti. Bene, oh Santa Vergine Maria, ringraziamo ancora una volta il Signore per tutte queste splendide informazioni, notizie che ci dona, che ravviva in noi. Continuiamo il nostro cammino, ecco, di ingresso sempre più profondo in questo mondo tutto di cielo e tutto divino. Tu tienici sempre per mano, ecco, e conducici giorno dopo giorno, ecco, passo dopo passo, ad inoltrarci sempre più, ecco, in questo mondo così bello, così adorabile, dove prendiamo tutto quello che il Signore ci ha donato e per noi e per tutti gli rendiamo il contraccambio adeguato di tanto amore che ha voluto profondere, soprattutto per noi, ecco, sue predilette creature, ecco, vertice della creazione e oggetto della sua predilezione. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.